Ciao a tutti, oggi facciamo la ciambella di Umbretta, meglio conosciuta come la ciambella del tè. Sì, e sì. Per scoprire perché. Sì. Questa ciambella è per i nostri... E io l'assaggerò. Questa ciambella è per i nostri ospiti domani, che sono ospiti italo-americani, un po' appesantiti da tutte queste cene, pranzi, con parenti, amici, e quindi faccio la ciambella più semplice e più leggera possibile. Andiamo. Allora. Allora, tre uova. Vai. 300 grammi di zucchero bianco, quindi già 3. Mescoliamo zucchero e uova fino a creare una crema omogenea che non si mangia. Nel frattempo, a questo punto il composto è abbastanza omogeneo, per cui possiamo aggiungere gradatamente l'olio. Lo misuro con un vasetto di yogurt. Aggiungiamo gradatamente l'olio e continuiamo a mescolare. Lo stesso vasetto di yogurt lo riempiamo di latte. Con il latte possiamo abbondare, eventualmente poi si rimedia con la farina. Ecco qui. Ok. Allora, nel frattempo, prima di aggiungere la farina e il lievito, possiamo preparare la teglia. La teglia, la famosa teglia. La teglia o semplicemente con dell'olio e farina. Con il burro, sì. E allora, io la amalgamo con le dita solitamente, così sono sicura. Ma non le facciamo vedere queste scene. Di non dimenticare nessun punto, okay. Perché potrebbe essere una tragedia. Poi tagliamo, ho sparso la teglia interamente di olio, anziché burro, ma è indifferente. Adesso la dobbiamo infarinare un pochino. Si infarina. Ok. Distribuire bene la farina su tutta la teglia. Ok, e accendo il fuoco, così già. Mentre il forno si sta riscaldando, aggiungiamo i 300 g di farina e così completiamo la torta del tè. In che senso? Uova, 300 g di zucchero. Aggiungiamo il lievito. Lievito fatto. Verso una parte dell'impasto, un terzo, metà, dipende dai gusti, in un altro contenitore. Ecco. Quindi aggiungo almeno due cucchiai abbondanti. Forse anche di più. Sono due un po'. E mescolo. Ok. Ci versiamo prima l'impasto bianco. La nostra acqua. Allora, adesso prendiamo quello al cioccolato e lo distribuiamo. È pronta, è in forno a 180 gradi per mezz'ora circa, dunque dopo mezz'ora di cottura la ciambella è pronta. Martina si è svegliata e dice che ne vuole un poco, e da casa Pudie è tutto. Questa vi aspetta domani mattina, anzi aspetta i nostri ospiti domani mattina alle 7:30, forse anche noi se non resistiamo. Presto. Vi saluto, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Assaggiamo? I want the frim frim sauce with the Osmond fare, with chi fa on the side.